Per il secondo anno a San Giovanni dei Boschi il concorso dei presepi fatto dagli abitanti, proprio sono presepi artigianali e tante famiglie partecipano. Sì, quest'anno di nuovo sono 11 presepi, uno più bello dell'altro e si possono anche visitare con una cartina, bellissimi, sono molto belli. Un percorso particolare in questo paese che davvero è molto suggestivo, anche se magari non tanto conosciuto. Sì, e poi li hanno fatti in posti particolari e, come ripeto, come hai detto te, suggestivi, quindi merita di vederli, sì. Ci sono delle ambientazioni particolari, dei vecchi pozzi, dei vecchi cortili. Sì, quest'anno anche li hanno fatti sotto dei tipo capannine, sotto degli alberi, dentro a delle case, dei cunicoli, insomma, sì, qualcosa di particolare c'è, ma è tutto da scoprire. E poi domenica ci sarà la premiazione, quindi sapremo chi sono i tre vincitori, le tre famiglie o i tre privati principali. Sì, domenica sera facciamo una bella festa e faremo qualcosa da mangiare, un buffet, e poi premieremo tutti. In ogni caso, chiunque, ci sarà un primo, secondo, un terzo, ma chiunque sarà premiato. Tu fai parte della giuria, non possiamo svelare niente, ovviamente fino a domenica sera non si saprà chi sono i vincitori, ma quali sono le impressioni di questi allestimenti? Le impressioni sono indubbiamente positive, esattamente come erano state l'anno scorso, perché già l'anno scorso avevo partecipato a questa manifestazione. Ci sono delle novità, con piacere vediamo che tutti gli anni gli abitanti di questo piccolo paese si danno da fare con delle nuove idee, della nuova creatività e cercano di dare qualcosa di nuovo al paese e all'abbellimento dei loro presepi. Uno degli aspetti che si notava proprio facendo la visita di questi presepi è anche la collaborazione tra famiglie, tra persone della stessa famiglia, ma anche tra persone vicini di casa. Si sono dati tutti molto da fare e c'è stata molta aggregazione. Certo, questo è un lato positivo di nuovo di questa manifestazione, il fatto che il dover creare un presepio non coinvolge soltanto una famiglia, ma come abbiamo visto proprio oggi ha coinvolto degli interi rioni e delle intere borgate, quindi abbiamo visto dei lavori eccellenti perché tante idee messe insieme possono creare qualcosa che magari uno da solo non riesce a fare. Noche, el sol que lo